Nei prossimi 3 mesi a Teramo si terrà una serie di eventi culturali ed incontri per illustrare alla cittadinanza le idee progettuali sulla futura cittadella della cultura, l'area di 22.000 metri quadri dell'ex ospedale psichiatrico teramano. Si tratta del più importante progetto di trasformazione urbana mai realizzato nel capoluogo aprutino dopo gli interventi post bellici. L'intera operazione è portata avanti dall'Università degli Studi di Teramo, che ha affidato all'Istituto di Cultura Urbana Tetractis il compito di illustrare gli esiti del concorso di idee. La cultura ci salverà. La cultura ci salverà? La cultura ci salverà. Anzi, sarebbe da mettere un altro avverbio davanti, dire solo la cultura ci salverà. Almeno questa è l'idea che noi ci stiamo facendo in questi anni in cui ragioniamo sempre più su temi che riguardano l'economia, il modo di vivere, di procedere della nostra quotidianità, e ci rendiamo conto che per affrontare questo tipo di complessità solo una nuova cultura ci potrà aiutare. Come la vede lei la nuova cittadella della cultura? È come un luogo deputato a intraprendere il percorso di questa nuova cultura. Cioè, la cittadella non sarà semplicemente come era un vecchio edificio di una scuola o di un'università o di un museo, ma dovrà essere un luogo estremamente più dinamico, proprio per affrontare anche spazialmente quel tipo di difficoltà del mondo in cui viviamo. Il progetto di recupero dell'ex manicomio a Porta Melatina porterà grandi novità anche nell'ubicazione di alcune facoltà dell'Ateneo Teramano, che torneranno in centro storico, rivitalizzando così l'area più pregiata nel cuore di Teramo. Un po' di università tornerà in centro? Un po' di università tornerà in centro una parte importante dell'università, e poi la parte che interagisce molto attivamente con il territorio, quindi direi l'intera facoltà di scienze della comunicazione. Se parliamo della cittadella della cultura, non possiamo non parlare del DAMS, non possiamo non parlare dell'intera facoltà di scienze della comunicazione. Quindi il progetto appunto dovrebbe vedere il trasferimento integrale della facoltà, e poi insomma vediamo, insomma. Però la cosa che mi preme sottolineare è proprio il recupero funzionale di quest'area e la messa a disposizione quest'area dal punto di vista culturale, ma anche della fruizione quotidiana per i cittadini teramani. Il mio sogno è quello di avere un'area aperta, quindi i cortili dove sono stati ritrovati anche delle pavimentazioni romane, a disposizione completa della cittadinanza.